Jordan Seeland. Yeah, there's some thoughts on the game, something with a few words. Wasn't a pretty game, but you know, we did enough to win. And, you know, Brennan Seeland's a good team. Obviously, they played against a few times from our time in Italy, and you know, they play hard. And we got a lot of athletic guards, so it was good to get a win on the road. Brindisi è una buona squadra, e ha fatto una buona partita, e però è stato contento di poter aver vinto una partita fuori casa. More comments or questions? Qualche domanda? Domande? Sono domande, Fabrizio, è una domanda. Lui è militato per diverso tempo nel campionato italiano con la squadra di Roma, mentre adesso si trova a smontare un'esperienza in una delle leghe più all'avanguardia nel panorama europeo. Che differenze trova, che differenze ci sono tra la serie di basket e la Bundesliga tedesca? You played for Rome before, and now you're completely different. Area you play in Germany. So what's the difference? Why do you feel that it's different from Germany to Italy? The food, for one. Mangiare sicuramente, manca il cibo italiano. But as far as play though, you know, it's a little different, just a little different style. Not too much different. Just you know, you see different like sets offensively and defensively, but you know, basketball to basketball doesn't change that much. You know, I was fortunate enough to play in Rome, which is a great city. And now Berlin is also a great city, so you know, so it's a blessing to be able to play on both in Germany and Italy and Tel Aviv as well last year. Per quanto riguarda invece il basket è il basket, quindi più o meno è lo stesso, solamente un po' differente sulla difesa, però è fortunato di aver giocato a Roma e adesso a Berlino, perché sono delle belle città entrambe. Grazie. Thank you. Good. Ok, grazie mille. Grazie. Okay. This now we're giving everybody, I think, you know, today we deserve, you know, more, you know, to win the game. Even though, you know, like we knew that, you know, this is a hard home court, you know, like and big home court advantage, you know, from Brindisi. Also seen in the previous game against Venezia here. You know, good character for my players, you know, like we found a way, you know, to win the game, and even though under, you know, certain pressure, you know, like end of the game, we found a way, good shots, you know, like, and we won it. Important to say, we knew also before the game that for Brindisi that's supposed to be one of their last chances, you know, to go to advance to the next round. For us, you know, like today we have a good, very good chances now, you know, like to go to the next round, and you know, I'm happy for this. Detto che innanzitutto buonasera, detto che che è stata una partita interessante. E che verso la fine hanno trovato buone possibilità per fare dei punti e che comunque Brindisi probabilmente non andrà al secondo giro e che loro sperano di poter farcela per il secondo giro di Buonasera. Volevo chiedere al coach se è stato contento dell'approccio alla partita dei suoi. In settimana aveva detto anche alla stampa che Brindisi era l'ultima chance, però dopo 4 minuti ha cambiato 4 quinti del quintetto. No, questo faccio io ogni partita. Rotazione. Loro sono abituati a questo. Comunque questa sera è una vittoria importante perché... Sì, importante, non è bella vittoria, ma... È una vittoria importantissima perché siete primi nel girone, quindi potete già pensare... Speriamo. Cosa si aspetta adesso? Voi avete una partita importante anche in campionato.
contro il Bayern, quindi diciamo una settimana importantissima per voi. Come si dice, stiamo crescendo ogni giorno, ogni partita, per questo sono contento. Abbiamo cambiato tutta la squadra, visto la squadra l'anno scorso, che almost, come si dice, quasi siamo entrati nella squadra. Perché siamo sempre all'inizio, speriamo che continuiamo stesso comportamento. Ultima domanda, ha chiesto sempre massima intensità ai suoi giocatori proprio perché vuole indirizzarli verso il suo credo. Ah, sì, this is the mia filosofia, come si dice. Gran difesa, ogni partita si cercano senza limiti giocare. Questo siamo in questo momento, vincere tutte le partite in Germania, prima Eurocoppa. Questa è la filosofia. Grazie. Sì, buonasera coach. Forse volendo trovare un neo alla sua squadra è il fatto di non aver chiuso la partita in determinate occasioni e Brindisi si è avvicinata quando avete calato un po' l'intensità. Qualche volta avevamo paura, non sperare, non fare buoni tiri, no? Insomma, ma alla fine con Jordan, alla tripla con Jordan, io non mai, forse era decisiva. Anche King, sì, è vero. Ma ok, sapevamo che questo è il campo difficile da giocare con pressione, ma bella vittoria e grande vittoria. So. Grazie. Un'altra domanda? Grazie mille. Grazie.